Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova, speriamo, avvincente puntata del ciclo di catechesi dal nonsenso alla vita di cielo. Questa è la puntata numero 10 che cade nella felicissima solennità di San Giuseppe. Quindi faccio gli auguri anche al termine di questa splendida giornata a quelli che stanno seguendo ancora la diretta. E stiamo procedendo nella prima parte di questo ciclo di catechesi in un percorso esplorativo volto anzitutto a comprendere quello che succede dentro noi stessi, quindi come stiamo oggi, e nel capitolo che abbiamo aperto, questa è la puntata numero 10, da un paio di puntate stiamo cercando di imparare un po' l'arte del discernimento per distinguere le nostre varie, come dire, risonanze interiori, movimenti interiori, idee, modi di pensare, modi di valutare, modi di giudicare, eccetera. E dovremmo al massimo con questa e con la prossima puntata terminare questa sezione che è molto importante. Spero di andare al tempo stesso speditamente, anche se non troppo, e chiaramente però comprenderemo poi, insomma, come queste dinamiche è molto importante tenerle presenti. Allora, diciamo che questa sera parleremo, se il Signore ci aiuta, di due cose. Allora, delle astuzie diaboliche. Sono discorsi che abbiamo già in parte visto quando abbiamo affrontato il tema della tentazione, però qui, come dire, entreremo un pochino più a fondo. Astuzie diaboliche e illusioni diaboliche. Qual è la differenza tra queste due cose? Allora, l'astuzia è una arte, quindi è che serve per indurre l'uomo al male conosciuto come tale. Quindi è una tecnica per farti precipitare nel male che tu però sai che quella cosa è male, mentre l'illusione, che è peggio, è un atto fraudolento che serve a portare l'uomo al male sotto l'apparenza di bene o ritrarlo dal bene sotto l'apparenza di male. Queste sono cose terrificanti. E al termine di questo excursus, spero che ci venga un pochino a tutti, non dico paura mai, timore disordinato nemmeno, angoscia tantomeno, però c'è una disposizione molto importante propria della saggezza e della sapienza che si chiama cautela, andarci piano, non partire in quarta. Non fidarci delle prime reazioni, delle prime cose, né noi stessi né fuori di noi, non prendere subito tutto per oro colato, tutto per buono, tutto per certo, tutto per... Quindi, cautela è la parola d'ordine. Ecco, quindi la conoscenza, diciamo così, dell'astuzia, della cattiveria, dell'intelligenza, delle arti del nemico che esiste e fa danni assai con queste cose, deve farci semplicemente nascere una grande cautela e al tempo stesso una grande fiducia in Dio, ma un grande spirito di orazione, cioè un ricorrere veramente con tutto il cuore a Lui perché ci aiuti. Non per niente nel Padre nostro, che è sempre la preghiera normativa per antonomasia, noi diciamo al Signore, et ne nos inducas in tentazione, dato che non ho, questo è proprio il pezzo della nuova traduzione che fa chiacchierare, non abbandonarci alla tentazione significa, ecco, non farci cadere in queste trappole, non permettere al demonio che ci inganni con le sue astuzie, né tantomeno che ci faccia perdere il senno, che ci raggiri, quindi che ci faccia puparuoli, dicono a Napoli, con le sue maledette e diaboliche illusioni, che sono, ripeto, tanto più pericolose
quanto più l'anima non si accorge di cadervi dentro. Allora, andiamo rapidamente a vedere alcune tecniche di combattimento generale del demonio, poi a scendere, diciamo così, prima nelle principali astuzie, alcune, che questo è un discorso semplificativo quello che fa, ricordiamo sempre che il testo di riferimento che stiamo usando è di Gian Battista Scaramelli, su discernimento evidentemente degli spiriti, e poi qualche illusione. Allora, per quanto riguarda le tecniche di combattimento, dice il grande San Cipriano Martire che il nemico infernale, questo l'abbiamo già in parte visto analizzando alcune regole di Sant'Ignazio quando abbiamo parlato della tentazione. Allora, il diavolo è come un capitano che deve assediare un castello. San Pietro dice che il nostro nemico, come un leone ruggente, va in giro cercando di divorare, cioè ci gironzola intorno, ci scruta, ci controlla, ci studia attentamente, molto attentamente. Noi siamo purtroppo sorvegliati, siamo studiati al fine di subire del male. Io non voglio mettere paura alla gente, ma è così, è una realtà questa. Ignorarla non porta niente di buono, non porta. E bisogna avere un po' di sano timore perché Satana è abile nello scoprire perfettamente le nostre debolezze e quindi i nostri punti vulnerabili e come farci fuori. Capito? Facendo degli esempi, supponiamo un lussurioso non sarà attaccato dal demonio con la speranza di grandi premi come il vanaglorioso, ma no, sarà attaccato prendendolo per lì, quindi allettandolo con i piaceri viziosi. Così come una persona che è mite, una persona che è mansueta, quando vedremo dei temperamenti, un temperamento flemmatico, ma non sarà mai eccitato dal diavolo attraverso la passione dell'ira. Quello è il modo con cui il diavolo tenta i collerici, non i flemmatici. D'accordo? Un digiunatore, un asceta, quindi una persona che ha imparato a dominare quest'altra brutta bestia che è la gola, ma non lo tenterà facendogli fare un peccato di gola. Un avaro non c'è bisogno che lo alletta con i piaceri dei sensi, bastano i soldi, d'accordo? Un crapulone, con che lo alletta? Con la gola. D'accordo, non con la fama di santità che viene dal fare molti, molti digiuni. Un digiunatore come lo tenta? Lo tenta pensando, facendolo cadere in vanagloria, diciamo che tutti quanti penseranno che sono un santo, che faccio tutti quanti questi grandi digiuni, eccetera, eccetera, no? Quindi sono piccoli esempi. Ecco. Allora, queste sono le prime tecniche. Ci prende attraverso i nostri punti deboli e ordinariamente, istigando ed aizzando una passione o cattiva inclinazione già presente dentro di noi. Se ci vede attaccati ai soldi, ci aizzerà a procurarceli in maniera disonesta o accumularli indebitamente. Se ci vede indolenti nel compiere i nostri doveri, quindi tendenti a lavorare poco o a rimandare, ci istigherà a lasciarli del tutto. Se vede uno amante della vita un po' troppo comoda, lo istigherà a accumulare piaceri su piaceri fino a scadere in quelli illeciti, che sono quelli per esempio della lussuria, eccetera. Quindi queste cose bisogna tenerle presenti. Allora, vediamo alcune astuzie del demonio adesso. Tecniche. Astuzie. Allora, supponiamo che noi subiamo una tentazione, abbiamo già visto cos'è una tentazione, e riusciamo a superarla. Allora, che cosa succede? Il diavolo sembra in quel momento, sembra ritirarsi e lasciare in pace l'anima. Ma non è un vero ritiro.
Il diavolo quando è vinto si fa un po' da parte, ma per tornare è più agguerrito di prima. E se si abbassa la guardia, con un attacco violento e improvviso, veniamo fatti fuori. Quindi questa è l'apparente calma. Ecco, quindi quando c'è una calma apparente, che ha visto Tolkien, il Signore degli Anelli, molto molto bello, quando c'era il silenzio della calma, è perché si sta sferrando un attacco di quelli con i controfiocchi. Quindi mai abbassare la guardia. Secondo, alcune volte lascia tranquillamente una persona camminare, quindi fare anche dei progressi spirituali. Ma perché? Perché arriverà il momento opportuno, non subito, in cui attaccherà quell'anima che pure progredisce attraverso un punto debole e quando meno se l'aspetta. Sono purtroppo queste astuzie. Astuzie significa, cioè, furbate, quindi cose escogitate, pensate a tavolino. Sant'Ignazio da Loyola parla molte volte di queste due tecniche nei suoi esercizi. Attenzione a una diavoleria pazzesca, molto frequente questa qui. Cioè, a volte istiga l'anima ad esporsi alle occasioni di peccato, ancorché con fine buono e discreto. Cioè, andiamo a fare un qualche esempio. Mai, per esempio, c'è un principio ascetico generale oggi poco atteso, no? Non è bene che un uomo e una donna, specialmente se uno dei due è sposato, stiano da soli, a meno che ovviamente, insomma, non capitano circostanze del tutto contingenti. Allora, che succede però? Succede che la mia collega di lavoro, eccetera, eccetera, ha un grande problema, ha una grande croce, una grande difficoltà. E non sapendo chi parlare, ne parla con me. Con me sto parlando, insomma, di, supponiamo che sia una persona sposata, che è un collega di questa donna. Allora, questo, cioè, io no, all'inizio si parla con quella persona con fine buono, quindi, cioè, questa vuole parlare con me, la voglio consolare, la voglio far sfogare, se posso dargli un consiglio, però, quindi. Quella è una possibile occasione di peccato, perché noi fino a quando siamo sul pianeta Terra, purtroppo in questa condizione non possiamo fare finta che alcune cose non possano accadere. Possono accadere a chiunque. Si sente purtroppo anche nei giorni scorsi, mi sono venuto un altro mal di mare, insomma, altri scandali purtroppo successi. Credo in Germania, se non ricordo male, che riguardano purtroppo i miei confratelli, no? E cioè, nessuno è al riparo da questo, nessuno. Quindi, anche un ministro di Dio, soprattutto un ministro di Dio, deve stare attento, deve stare a tante cose. Tentazione di qualche ministro di Dio? Andiamo a fare apostolato in discoteca. Nelle sale da ballo, andiamo a prendere qualche giovane da queste parti qui. Questo mio parere personale. Dice: ma no, io vado lì, mica vado lì in discoteca a ballare. Io vado lì a cercare di contattare, di prendere qualche ragazzo. Quindi attenzione, la tecnica, adesso a prescindere dalla validità degli esempi, è: ti metti in un'occasione di peccato con un fine buono, oppure la televisione, io non posso rimanere, io mi devo informare di quello che succede nel mondo. D'accordo? Allora comincio col vedere le notizie e poi rimango un'ora davanti alla televisione. E così, oltre alle notizie, si vede anche qualcos'altro. D'accordo? Oppure, altra tentazione, ne parlo di qualcuno da prete, quindi ci sono tante opere apostoliche da fare, c'è tanto da fare per le anime. Allora cominciamo a
diminuire la vita di preghiera. Perché non posso, io non sono mica un monaco, non posso tutto il giorno pregare. Qui c'è gente che c'ha bisogno di me. Quindi, e così piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, non preghi più. E se non preghi più, tu prete, sei morto. Sono tecniche di combattimento. Ancora. Quando vedo un'anima che non riesce a farla cadere sulle cose grandi, fa come i pugili che, non riuscendo a mettere KO l'avversario, lo cominciano a colpire con una montagna di cazzottini ai fianchi, in modo tale che non vincono per KO, ma vincono ai punti. Quindi, fuori di metafora. Il demonio, per esempio, comincia a tentare una persona che sta camminando verso il bene con le cose piccole. Però, se cominciano a essere tante, cominciano ad essere un problema. Per esempio, una preghiera oggi non mi va di fare questa preghiera, non fa niente, per una volta la possono fare. C'è un incontro di formazione, un incontro di preghiera a cui ordinariamente vado, beh, stasera mi sento stanco, non ci vado. Sono tutte sciocchezze, sembrano sciocchezze. Attenzione, può succedere e non è la fine del mondo che un giorno una persona veramente non ce la fa più. Ma come lo capisci? Lo capisci se il giorno dopo riprendi esattamente come prima. Quindi è una cosa circostanziata e motivata da solide ragioni. Ci sono delle giornate in cui uno veramente è proprio distrutto, non ce la fa più, non riesce a fare quella preghiera che si era imposta non necessaria. Ma se il giorno dopo, quando c'è da farla, ricominci, dici, quindi siccome ieri non l'hai fatta, oggi, ecco, già questo è brutto segno. Non è la fine del mondo, d'accordo? Ma oggi è la preghiera. Poi domani, cioè, ho rinunciato a questo piacerebbe, però per stavolta me lo riprendo. Per stavolta, poi l'altra volta ancora, eccetera, eccetera. Ho fatto il proposito che mi devo confessare una volta al mese, oppure una volta a settimana, e però non ho trovato il confessore disponibile. Cioè, quando sto comodo io, allora come sto comodo, cioè, quindi senza fare neanche troppo, troppo fatiche, quindi procrastino. E gestirsi autonomamente, senza chiedere consiglio al confessore per chi ce l'ha, al direttore spirituale per chi ce l'ha, quindi faccio io. Quindi sono tutta quanta una serie di piccole cose, ma quando il diavolo vede che non ci fa cadere, comincia queste operazioni. Una alla volta. È chiaro che se tu un giorno ometti una preghiera, non è la fine del mondo, ma un giorno la preghiera, un giorno il piacere, un giorno l'incontro di formazione, un giorno mi concedo questa cosa, un giorno quest'altro. Cioè, tra 2 mesi tu stai messo male. Quando troverà ti troverà bello, come dire, indebolito, può darsi che ti dia un gancio da stenderti al tappeto, non te lo dà prima, se tu c'hai la guardia, come dire, ben alta. Fa così, fa. Quindi l'attenzione alle piccole cose. Ma sapeste quanti ne ho viste di anime che magari in un momento di fervore cominciano un pochettino a avvicinarsi, no? A riprendere alcune cose. Quanto durano? Pochissimo. In tantissimi casi, perché passati i primi 15-20 giorni, il diavolo li lascia sfogare, li lascia, d'accordo? Dopodiché comincia. Oggi questo non lo faccio, oggi mi sento male, questa cosa non la faccio, oggi non mi sento tanto per la quale sta preghiera non la faccio. Dopodiché comincia, la domenica non vado a messa perché ho questo impiccio, ho questa cosa, ci sono sempre. Stop, fine. Se uno va ad analizzarsi, queste cose è chiaro che sono dette perché poi se ne faccia l'uso di comprendere quello che accade in noi stessi. Capito? Come hai fatto a ridurti in questo modo? D'accordo? Pensa. Noi dobbiamo ripensarci, noi dobbiamo cercare piano piano di capire i modi con cui il diavolo ci ha riempito di mazzate, ci ha fatti neri. Perché l'ha fatto probabilmente. Perché dobbiamo capirlo? Perché non lo faccia più. Perché se io sono stato già fatto secco in un certo modo, lo so,
E la prossima volta cercherò di fare attenzione. Ok, altre volte tenta, ispirando cose buone, che al diavolo non importa niente, ma farle in modo disordinato, quindi non a tempo opportuno, nel modo opportuno oppure eccessivo. Per esempio, una persona che si sente, come dire, inclinata al servizio del prossimo, dice: ma non sta a perdere troppo tempo a fare preghiere e cose, perché tu sei portato per questo, fai. Quindi lo strafare, l'idolatria del fare, d'accordo? Poi, abbiamo già accennato questo qui. Sì, i sacerdoti. Dedicarsi in maniera smodata, eccessiva, alle opere apostoliche, trascurando la vita interiore. Oppure, come dire, lo zelo esagerato per il bene del prossimo, fino al punto da non avere più tempo di pensare a se stessi o ai propri doveri. Chi ha una famiglia dice: ah, ma io devo andare a fare volontariato alla Caritas. Sì, certo che ci può andare a fare volontariato alla Caritas. Quanto, quando e come però? Perché se ti serate di andare a fare una sera al mese servizio alla mensa della Caritas, per dire, una sera al mese si può fare. Se tu hai moglie e 4 figli e lo fai una volta a settimana, pregaci sopra prima di farlo. Perché una volta a settimana, con la moglie e 4 figli, potrebbe essere un problema. Mi spiego? Quindi altri li stimola a penitenze e preghiere troppe o troppo grandi, superiori alle spalle che ha la persona. Cioè la vita di preghiera, la vita penitenziale ha delle leggi di crescita. Non si comincia a dire 4 rosari al giorno dall'oggi al domani, cioè tu fino a ieri manco pregare, manco dicevi le preghiere della mattina e della sera, da domani 4 rosari al giorno. Ma dove? Può darsi anche che ci riesci, ma duri 4 giorni, dopodiché lasci i rosari e pure le preghiere della mattina e della sera. Queste sono tutte quante tecniche diaboliche, queste, tutte quante. Allora, tutte queste cose si combattono, primo, pregando il Signore che ci illumini. Secondo, essere consapevoli che dobbiamo combattere. E terzo, farsi aiutare. Parlare di queste cose senza timore con un sacerdote prudente, chi ce l'ha il confessore, chi ce l'ha meglio ancora il direttore spirituale. Ora, apriamo il capitolo delle illusioni. Attenzione soprattutto al primo punto. Allora, è un campo sconcertante questo qui. E cominciamo alle illusioni attraverso le false apparizioni. Noi sappiamo che di vere apparizioni e manifestazioni straordinarie del Signore ce ne sono sempre state. E sempre ce ne saranno nel corso della storia della Chiesa. Allora, le vere apparizioni e le vere rivelazioni fatte da nostro Signore, faccio l'esempio di una che è stata ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa, pensiamo alla rivelazione del Sacro Cuore. Sono state delle cose importanti. Tant'è vero che la Chiesa ci ha fatto una festa. Come fa il diavolo a competere, a combattere contro queste cose? Non si può mettere di traverso contro il nostro Signore. Se il nostro Signore appare, che cosa si fa al diavolo? D'accordo? Allora, ci sono due tecniche. Primo, avete visto come faceva, che cosa succede nel libro dell'Esodo, no? Dice le prime piaghe, dice il Signore: guarda a Mosè, butta il bastone per terra e diventerà un serpente, e poi riprendolo in mano. Mosè lo fa. E dice: i maghi dell'Egitto gli fecero la stessa cosa. Poi metti il bastone nell'acqua del Nilo e fallo diventare sangue. Lo fa Mosè,
Ma i maghi dell'Egitto fecero la stessa cosa. Stessa cosa. Quindi che significa? Significa che il diavolo sa simulare delle cose che sembrano apparentemente identiche a quelle vere. Per fare cosa? Per fare confusione, perché tu non ci capisci più niente e quindi butti l'acqua col bambino. Quindi per evitare di cadere nell'inganno, butti anche la cosa che è buona. Prima tecnica. Seconda tecnica, peggio ancora, è una cosa che è nata buona in queste cose straordinarie, ci si mette di mezzo il diavolo e fa fare delle stupidaggini allo strumento umano che è stato destinatario di questa cosa o a chi gli sta intorno, non si sa quante volte è successa questa cosa nella storia della Chiesa, in modo tale che anche qui, che succede? La stupidaggine va a, come dire, a rendere sospetto tutto il resto, perché dice, com'è possibile che una persona che dice di avere queste cose autentiche fa questa cosa, cade in questa cosa, ha questo comportamento, ha questa situazione? È un guaio. È un guaio. Su questo sono caduti anche uomini spirituali, per cui ci vuole sempre un grandissimo discernimento. Quando si entra in contatto con queste cose, la mia raccomandazione è, quindi, quando noi abbiamo fenomeni ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, possiamo stare tranquilli. Tutto quello che ancora non ha questo crisma sia sempre trattato con cautela. Ecco, con cautela e pronti sempre a fare tutti quanti i passi indietro possibili e immaginabili qualora sia opportuno doverli fare. Non prendere le cose come oro colato, perché altrimenti si rischia di cadere nella falsità, nell'illusione. Altre illusioni che possono accadere, ah, questo sono tremende. Sono le illusioni nell'orazione ordinaria e straordinaria. Quindi il diavolo può suscitare, e la storia della Chiesa ne è piena. Allora, sono poche le persone che pregano. Quando una persona comincia a pregare, è normale questo che accada, gusta interiormente i primi diletti che il Signore dona, che sono molto superiori ai piaceri terreni, consolazioni, a volte lacrime, lacrime anche abbondanti, lacrime anche copiose. Il diavolo può esattamente simulare le stesse ed identiche cose. Sant'Alfonso Maria de Liguori narra addirittura di superiore di monasteri che avevano addirittura le levitazioni che tutti quanti pensavano che fossero santi e che poi, grazie alla presenza di illuminati e sapienti uomini di Dio, si rivelano addirittura possedute. Ho detto che il fine di questa puntata non è di metterci paura, ma di farci addrizzare un po' le antenne e far nascere nel nostro cuore quella salutare virtù che è la cautela, attenzione. D'accordo? È vero che noi dobbiamo sempre pregare, dobbiamo pregare di essere protetti, ma non possiamo pensare noi di essere esenti. A me questa cosa non capiterà mai. E chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Chi te lo assicura? Noi lo chiediamo nel Padre nostro, non abbandonarci alla tentazione, ma a volte misteriosamente il Signore permette al diavolo di provarci, di tentarci, di vagliarci. Ricordiamo quello che disse a San Pietro prima della passione: Simone, Simone, Satana ti ha cercato per tentarti come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli. Pietro ha superato la tentazione? Purtroppo no. E quello che è successo quel giovedì santo, che tra poco celebreremo, gli è rimasto per tutta la vita. Ci ha pianto per tutta la vita San Pietro. Quindi, e per tutta la vita è dovuto tornare, come ho fatto io a cadere quella sera? Perché
Dove mi ha preso il diavolo? Come ho fatto io a spergiurare, a negare di non aver mai visto e conosciuto il mio amatissimo maestro? Perché l'ha fatto. Poi certamente il Signore l'ha perdonato, l'ha confermato, è diventato Pietro, è diventato martire, è stato martirizzato a testa sotto, Pietro non si discute, ma si è portato dietro questa cosa che certamente, pur essendo stata una caduta che non sarebbe dovuta accadere, perché non era certamente volontà di Dio che si cadesse, non è volontà di Dio intenzionale che si cada. Dio lo permette questo qui, ma non sarebbe dovuto accadere. Ecco, perché è stato vinto, purtroppo. E nel Nuovo Testamento si dice uno è schiavo di colui che l'ha vinto. Allora, queste sono cose a cui dobbiamo fare attenzione. Attenzione poi a altre illusioni. Queste sono andate un pochino veloce perché per quanto riguarda l'orazione ci sono le simulazioni delle cose straordinarie oppure il tentativo di distruggere quelle vere e le false orazioni. Quindi i falsi diretti. Come si riconosce? Ah, ma subito, subito. Una persona che ha un'orazione falsa non cresce nelle virtù, non diventa più umile, non è caritatevole verso il prossimo, parla di queste cose, tende a farle notare, eccetera, eccetera. Si vede subito, si vede. Non c'è tanta fatica da fare. Attenzione alle illusioni nell'esercizio delle virtù. Allora, numero uno, queste sono cose che possiamo vedere in giro oggi. Ampiamente attestate. Quindi, come diceva Gesù, chi ha orecchi per intendere, intenda, e chi ha occhi per vedere, osservi. Numero 1. L'ira nascosta sotto il pretesto dello zelo. Quando si vede qualcuno commettere una pecca notevole, succede il finimonto, ci si inalbera, ci si accende di sdegno e di collera e quindi o lo si attacca direttamente di persona oppure lo si affronta, come dire, si cominciano a scrivere articoli, post sui social, cose di questo genere, come dire, senza nessun tipo di considerazione, dimenticando il fatto che anche se una persona ha fatto un guaio, ha detto un sproposito, non perde mai la dignità di persona e tu non puoi mai reagire in quel modo. Se tu però parli con chi fa questo, no, che io devo difendere la verità, no, questo è una grossa quanto una casa, noi dobbiamo assolutamente parlare, non possiamo tacere perché se poi taci diventi complice, diventi connivente. Dietro ogni azione disordinata, ogni illusione diabolica, ci sono sempre delle buone motivazioni, perché altrimenti non ci muoveremmo ad agire in quel modo. E il diavolo pompa sulle apparenti buone motivazioni. Ancora, sempre sotto il pretesto dello zelo, molte volte ci stanno delle vere e proprie invidie. Cioè, che cosa succede? Ci sono delle anime che fanno delle cose grandi, belle, d'accordo, belle. Belle. Allora, che Dio li benedica, d'accordo? Fossero tutti profeti in Israele. Allora, cosa succede però? Una persona che non fa cose a quella portata, che succede? Trae come pretesto magari qualche mancanza della persona più grande di lui e sempre attraverso lo zelo dice sì. Grande persona questo, però c'ha su questa cosa non va tanto bene e lo dice. Il pretesto è lo zelo, ma l'intenzione reale che lo muove è l'invidia. Quindi è il tentativo di diminuirlo prendendosi una piccola rivincita, perché il gap che c'è tra la sua grandezza e la mia piccolezza sia in qualche modo ridotto. Queste sono sottigliezze. Attenzione qui, e qui ci sono, guardate, molta gente sciocca, o non più che sciocca, mi si perdoni, non voglio assolutamente superficiale.
giudica le cose secondo l'apparenza. Allora, c'è un amore carnale mascherato sotto le sembianze dell'amore spirituale. Adesso qui vi prego attenzione, chiunque ascolterà questa catechesi. D'accordo? Perché questa dinamica riguarda soprattutto i rapporti con le persone spirituali. Soprattutto, mi si perdoni, che sono così esplicito, le donne nei confronti dei ministri di Dio. E Scaramelli scrive: questo tipo di problematica e di illusione diabolica è molto frequente e diffusa e capita generalmente tra persone spirituali di sesso diverso. Può accadere però anche tra persone dello stesso sesso. Che cosa succede? Si comincia ad avvertire una simpatia e propensione reciproca, un certo feeling, una certa affinità. D'accordo? Perché? Perché si condividono i medesimi interessi. Questo non riguarda soltanto il rapporto tra sacerdote e anima, può anche riguardare amicizie, le cosiddette amicizie spirituali, insomma, tutte queste cose che girano, le chat di WhatsApp, queste cose qui, no? Quindi, e si comincia, non è una cosa negativa, diciamo, avere come dire, un'amicizia fondata su interessi spirituali, purché si abbiano sempre delle accortezze, perché poi piano piano questa iniziale simpatia comincia a diventare cosa imperfetta e viziosa, nel senso che le persone stanno troppo appiccicate, stanno troppo tempo insieme, parlano troppo a lungo, si concedono a volte espressioni affettuose, incaute familiarità, contatti di mano, per esempio. Oggi c'è il coronavirus, non si può, però senza coronavirus ha voglia. Casti baci, castissimi per carità, proprio bacetto da fratello e sorella, però sono indizi, magari non c'è niente, ma sono indizi che devono far alzare le antenne quando cominciano ad accadere queste cose. Stiamo andando verso non più un'amicizia spirituale, ma verso un'amicizia che diventa, non, attenzione, carnale non significa sessuale, non significa che si commettono gli atti impuri, eh? No, no, quello è l'ultimo atto, è il peggiore, ma può darsi anche che non arriverà mai. D'accordo? Ma è semplicemente un abbattimento, un appiattimento alla dimensione umana che paralizza completamente la crescita nell'amore di Dio perché determinerà attaccamenti. E questi tipi di attaccamenti non consentono una vita profonda di unione con Dio. Non parliamo poi di chi vuole vivere nella divina volontà. Se entra in queste dinamiche, se lo scorda proprio di vivere nella divina volontà. Questo ce l'abbia ben chiaro, l'ho detto tantissime volte. Adesso non voglio parlare di questo in questo ciclo di catechesi che è distinto ed è per tutti, non soltanto per chi è interessato al mondo della divina volontà e lo ama, no? Allora, certamente in casi estremi, se ci si addentra verso queste dinamiche, può anche succedere che si cada nell'impudicizia. Sapeste quanti confratelli hanno lasciato il sacerdozio per sposarsi? Come? Con la ragazza, con la figliola spirituale con cui era cominciato un dialogo, una cosa del genere. Non c'è stata l'attenzione. E dopo, se questa cosa degenera nel corso del tempo, arriva a un certo punto che non si controlla più. Antenne alte, sono furbate da parte del diavolo, d'accordo? All'inizio sembra che non ci sia assolutamente niente, d'accordo? Cioè, anzi, all'inizio sembra veramente tutto quanto bello e costruttivo, d'accordo? Poi ci sono tutta quanta una serie di spie che piano piano si accendono, si accendono, si accendono, e poi se ne accendono altre, e poi se ne accendono altre, e poi se ne accendono altre. Se tu non stai attento, c'è il pericolo che arrivi a un punto dove non ce la fai più a tornare indietro. E alla fine, amore carnale sotto le sembianze dell'amore spirituale. Allora, c'è un grande maestro di spirito che è San Bonaventura che dice: oh, ma preso, come faccio a sapere che siamo ancora a livelli buoni? Perché cioè, noi non possiamo
non avere rapporti con nessuno, ne possiamo vivere inibiti o terrorizzati. Non accadono sempre queste cose. Allora, dice San Bonaventura, l'amore santo, uno, l'amicizia spirituale, si diletta anzitutto solo dei discorsi realmente spirituali, non del più e del meno. Uno. Quando si tratta di amore spirituale, chiamiamolo così, le dimensioni sensibili, gli sguardi, i gesti, d'accordo, sono sempre molto sobri, molto modesti. Beh, invece l'amore carnale si diletta, diciamo così, degli sguardi, della gestualità, eccetera. Poi attenzione, l'amore buono, anche tra amici, non pensa sempre alla persona amata quando è lontana. Non ci pensa. Ci pensa quando prega per raccomandarlo a Dio, poi basta però. Quello cattivo sta sempre a pensare lì, quindi attenzione ai nostri pensieri. A chi pensi tutta la mattina e la sera? E se ci penso anche quando sto pregando, altra spia che questa cosa, anziché quindi stare assorto e concentrato in Dio, sono distratto dal pensiero e dal ricordo della persona che è amata, spia molto significativa. Attenzione. Quarto, l'amore santo è disinteressato e vuole il bene dell'amico. Ed è contento se altri gli vogliono bene. Quando l'amore è malato, è geloso. Quindi, se qualcun altro vuole bene alla persona amata, quello si avvelena e non vorrebbe. Ha paura che altre persone entrino nelle sue grazie perché teme di essere amato di meno. Quando c'è questa cosa, antenne super addrizzate. Quinto aspetto. L'amore santo, se riceve qualche sgarbo da parte della persona amata, lo sopporta tranquillamente, di buon grado. Ma quando l'amore non è santo, ma è vizioso, si lamenta e lo fa notare o con rimproveri espliciti oppure con atteggiamenti di sdegno. Cioè ti fa notare che si è offeso. Non sono io, è San Bonaventura, eh? Quindi sto citando testualmente dal mio schema, ma nel mio schema sintetico ci sono riportate esattamente i pensieri degli autori. Chi ha scaricato lo Scaramelli, c'è un sacco di gente che mi ha scritto via mail, può andare tranquillamente a controllare. Sesto, i regali. L'amore spirituale non fa regali. Non li fa e li rifiuta, non li vuole, mentre quello mondano e quello carnale è prodigo di doni, è prodigo di lettere e se ne riceve doni e lettere, sono tutti custoditi gelosissimamente dal primo all'ultimo, ricordando esattamente chi e quando e come gli sono stati regalati. Infine, l'amore santo, quello che vuole veramente bene, dice all'amato con grazia, con carità, a luogo, tempo e modo opportuno i propri difetti. Quello profano invece li copre, li scusa, li difende, adula la persona amata. È una bella illusione questa, o no? Questa è pericolosissima, figlioli miei cari, quindi su questo bisogna fare altissima vigilanza. Ancora, quarta illusione spirituale. Lo spirito cattivo fa credere che le penitenze corporali siano cose indiscrete e da non praticare affatto. Le penitenze corporali, i grandi assenti della nostra età contemporanea. Allora, il diavolo istiga pensieri che fare qualche penitenza o qualche mortificazione, digiuni o cose del genere sia cosa da persona non equilibrata, da non sana di... Chi fa queste cose è matto. Quindi, d'accordo, è certamente
tensione, perché poi c'è la tentazione contraria, che su queste cose occorre avere equilibrio, discernimento, discrezione, non mettersi a giocare a fare i santi, a fare le grandi flagellazioni che facevano i grandi santi quando tu sei buono manco a rinunciare a un cioccolatino o ti sei convertito l'altro ieri. Quindi anche su queste cose c'è un percorso, c'è un cammino, non a tutti il Signore chiederà le stesse cose, è necessario chiedere consiglio. È necessario confrontarsi, non agire di testa propria, eccetera. Ma il concetto, cioè la penitenza, è stata da sempre raccomandata da nostro Signore nel Nuovo Testamento, da tutta quanta la tradizione della Chiesa, da santi, da dottori, da mistici, da tutti. San Giovanni della Croce diceva che se venisse un angelo del cielo e ti dicesse che la penitenza corporale è inutile, non gli devi credere. San Gregorio Magno, nei famosi Moralia in Iob, insomma, chi conosce un po' di teologia sa cosa sono, diceva che Dio non chiederà conto di quelle dilettazioni peccaminose che la persona avrà espiato con spontanea penitenza, mentre castigherà severamente chi avrà perdonato a buon mercato gli errori del corpo trattandolo mollemente. Questo è San Gregorio Magno. Allora, quinta illusione. Ci sono delle persone che, specialmente di questi tempi, fanno bene, eh? Ci sono fior di raccomandazioni al riguardo, siamo anche in Quaresima, che ogni tanto fanno i digiuni. Allora, che succede? Fare il digiuno è una cosa molto molto buona. E quando poi è finito il digiuno, che facciamo? La quinta illusione diabolica è far commettere peccati di gola alle persone che fanno qualche digiuno fuori dai giorni di digiuno. Cioè, non è che siccome è venerdì di Quaresima e tu hai digiunato, non lo so, arrivato a mezzanotte te mangi come un forsennato, il giorno dopo te abboffi, come dicono a Roma. Non lo fa per niente il digiuno, devi fare così. Perché non serve fare un giorno di digiuno e il giorno dopo i peccati di gola. Il giorno di digiuno è il giorno di digiuno, il giorno dopo mangi come mangeresti in un giorno normale, non come se te dovessi recuperare chissà che cosa. Ok? Sesto punto. Come il diavolo attraverso illusioni, quindi attraverso illusioni, quindi facendoti dire no, queste sono cose da persone squilibrate, quindi fa aborrire e ritenere inutili le penitenze corporali. E i digiuni, così fa ritenere inutile la meditazione e l'orazione mentale. Cioè, ma che l'orazione mentale, la preghiera, ma con tutte le cose che ci stanno da fare, ma con tutte quante le persone che ci stanno da aiutare, ma con tutte le situazioni di necessità che ci stanno in giro, i poveri da soccorrere, e ci picchia, lascia perdere tutte queste cose, ok? Lascia perdere tutte queste cose. Allora, il diavolo è nemico dell'orazione mentale. Il problema è che tutti i maestri di spirito, basta leggere Sant'Alfonso, San Francesco di Sal, San Pio da Pietrelcina, solo per fare qualche nome, quando una persona dice: Padre, voglio fare un percorso, che voglio tendere alla santificazione, la prima cosa che gli insegnavano era l'orazione mentale, la meditazione, quella che porta all'orazione profonda, perché non c'è possibilità di percorrere un cammino alla santità senza questa cosa. Allora, che succede? Siccome non è che tu ti presenti a pregare il giorno stesso Nostro Signore dalle grandi consolazioni, d'accordo? Ma è un percorso anche questo. Allora, siccome molto spesso ti sembra che tu pregando stai a perdere tempo perché non senti niente, ti senti arido, sembra che fai soltanto dei discorsi sconclusionari, eccetera, eccetera, lascia perdere. Facciamo un po' di cose serie, occupiamoci di un pochino di cose serie e lascia perdere l'orazione. Io ho fatto da poco il corso di esercizi spirituali bellissimi, predicati da un gesuita con i sacerdoti della mia diocesi, e lui ci raccomandava, insomma, nei tempi lunghi di meditazione che si fanno durante esercizi spirituali, dice: guarda, se sei consolato, quindi se il Signore ti parla, scaduto l'ora, vattene. Non protrarlo,
l'orazione oltre il tempo dovuto se il Signore ti visita. Invece, se ti senti arido, un minuto in più. Non te venisse in mente che te ne vai dopo mezz'ora anziché farne un'ora. Ok? Un minuto in più. Ok? Attenzione all'orazione mentale. Settimo punto. Il demonio fa apparire bigotte, come bigotte. Si chiama l'illusione del bigottismo. Oggi, figuriamoci, no? Tutte le persone hanno paura di tante cose perché temono di apparire bigotte. Ora, essere bigotti è una cosa che non va agli occhi di Dio. Il bigotto chi è? Il bigotto è quello che, come dire, fa tutta quanta una serie di pratiche devote esteriori, ma non ha una vita interiore solida e radicata e poi vissuta nelle virtù. Questo è da evitare. Attenzione però, ci sono delle opere, per esempio, diciamone una che va molto di la modestia nel vestire, che inevitabilmente sono visibili. Come ti vesti? Come si veste un santo o una santa? Dato che molti aspirano, cioè noi non possiamo dire, io voglio diventare santo o santa. Certamente la cosa più importante non è il vestirsi, ma dentro il percorso di santità c'è anche il vestirsi, e come se non c'è il vestirsi? C'è. Come ti vesti tu? Punto interrogativo. E come vivi il silenzio? Come vivi la compostezza nel comportamento e nel portamento? Tutte virtù insegnate dai santi e che nutrono la vita spirituale, facendola giungere rapidamente a perfezione. Se vengono trascurate, invece, la tendenza al ritiro, l'amore sano alla solitudine, compatibilmente con i preghieri, con i doveri di Stato. Attenzione, qui non si fossero le persone che hanno marito e quattro figli pensano di vivere come se stessero dentro un eremo. Attenzione a queste cose qui, no? Quindi si abbia sempre il grano salis e il discernimento. Ma una donna che ha quattro figli, se sceglie di vestirsi in maniera femminile, modesta ed elegante, non c'è mica nessuna controindicazione. D'accordo? Non c'è. Allora, il diavolo tiene lontano da queste cose con la paura. E quindi con il timore di essere ritenuti bigotti senza esserlo. E chiaramente pompa verso i vizi contrari. Un santo, diciamo così, secondo noi, io non rispondo, una volta ci ho fatto, può seguire la moda nel vestire così, come se niente fosse, un santo o una santa. Può seguire la moda? Punto interrogativo. È una cosa indifferente? Secondo me? Io lascio il punto interrogativo, eh. D'accordo? Un santo può parlare senza freni? Quando non c'è bisogno di Santa Teresa che dica nel morto parlare non manca mai il peccato. Non si può. Quindi si può vestire in maniera disinvolta e alla moda, e si può fare gli splendidi, gli sciolti, come dire, si può, come dire, ridere a crepapelle, stare tutto il giorno a ridere come i buffoni. Si dice che i santi sorridono molto o sempre, ma ridono poco. Invece i peccatori ridono molto, ma sorridono poco. C'è differenza tra ridere e sorridere, c'è molta differenza. Allora, tutte quante queste illusioni, così concludiamo, sono presentate a titolo esemplificativo. Attenzione che il falsario fa questo con tutte le virtù. Ricordo tante lezioni che ci faceva il caro Monsignor Petrocchi, ora cardinale, a noi giovani seminaristi e giovani preti. Allora, se una persona è tirchia,
farà apparire la tirchieria come parsimonia. Il tirchio non ti dirà mai che è tirchio. Dice: no, i soldi non vanno sperperati, cioè bisogna essere parsimoniosi, bisogna saperli gestire oculatamente, d'accordo? Poi il vile, quindi la persona che è vile, che è vigliacca, ti dirà: no, bisogna essere prudenti, assolutamente. La persona che ha il rispetto umano, quindi che sarà ingannata, perché quel rispetto umano lo scambierà con la bontà. La persona che è debole, lo stesso. La debolezza sarà scambiata con la bontà. La persona che è invece indiscreta, quindi che ha lo zelo disordinato e quindi che fa delle cose che non dovrebbero farsi in forza di quello zelo che abbiamo già visto, penserà di essere coraggiosa, che sta facendo quello che Dio vuole, che ha il coraggio di fare quello che nessuno ha il coraggio di fare. E, come dire, se una persona è, come dire, attaccata ai soldi, quindi restia a dare, a fare le elemosine, dirà che non le fa perché se io do i miei beni e faccio l'elemosina, incentivo l'ozio altrui. Quindi non è che non lo faccio perché sono attaccata ai soldi, ma non lo faccio perché non devo autorizzare le persone a oziare e non andare a lavorare. D'accordo? Allora, su tutte queste cose è importante sapere tutte queste cose, ok? Perché dobbiamo imparare a conoscere e a riconoscere quello che accade dentro di noi, non fidarci delle prime cose che ci vengono in mente. Nel Nuovo Testamento c'è scritto: non fidatevi di qualunque ispirazione, ma mettetele alla prova per vedere se vengono da Dio. I caratteri dello Spirito buono li abbiamo già analizzati. Questa sera abbiamo smascherato un pochino di tecniche di combattimento del nemico. La prossima volta, se Dio vuole, concluderemo definitivamente questa sezione vedendo i caratteri dello spirito umano e poi alcune cose che non si possono classificare immediatamente come provenienti dallo spirito buono o dallo spirito cattivo, ma che fanno addrizzare le antenne, aprono dei punti interrogativi. Però questo sarà argomento, se Dio vuole, della prossima puntata. La mia benedizione a tutti, sia sempre tutto a maggior gloria di Dio, che Dio vi benedica e che la Madonna sempre vi protegga. Alla prossima.